A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vitis, benvenuti su Telerama. Fa davvero fresco per il periodo, soprattutto di notte e al primo mattino le temperature sono calate, però niente paura, torneranno ad aumentare nei prossimi giorni. Pian pianino l'afflusso fresco si attenuerà e anche il vento si attenuerà nelle prossime ore e soprattutto nei prossimi due giorni, e poi giungerà nuovamente aria calda. Quindi la prossima settimana soffriremo il caldo. Niente paura, l'estate è ancora viva. Andiamo a vedere cosa succederà nel dettaglio. Intanto nella giornata di domenica, bel tempo con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata. Si attenuerà però un po' ancora di più il vento, soprattutto sul versante ionico. Sull'alto ionio tenderà tra l'altro a ruotare da sud o sud-ovest, infatti l'alto ionio sarà quasi calmo, poco mosso il basso ionio. Lì qualche rinforzo ancora ci sarà al mattino da nord e nel pomeriggio da ovest. Avremo ancora ventilazione vivace lungo tutto il versante adriatico e nelle zone interne e ovviamente anche nell'entroterra adriatico. Vediamo le temperature minime stazionari, quindi ancora piuttosto fresco, massime che invece tenderanno lievemente ad aumentare.